trattoria di campagna. Entra un uomo tutto pimpante e gli fa così: buongiorno, che c'è di buono oggi? Quello del ristorante gli fa: pollo alla Fiat. Alla Fiat? E come sarebbe? E sarebbe che stamattina ho un vestito col panda. Un piccolo cammello chiede al padre: papà, papà, ma perché noi cammelli siamo due gobbe? E il padre fa: una gobba è per tenere il cibo, un'altra è per tenere l'acqua. Così possiamo passare tantissimi giorni nel deserto senza doverci rifornire. Ah, papà, papà, ma perché noi cammelli siamo le ciglia così lunghe? Le ciglia così lunghe servono per proteggere i nostri occhi durante le tempeste di sabbia che imperversano spesso. Ah, papà, papà, ma perché noi siamo la pelle così dura? Fa, perché la pelle così dura ci fa resistere alle alte temperature e al sole del deserto. Ah, papà, Ma che cazzo stava a fare lo zoo di Roma? Marito e moglie stanno a casa, c'hanno casa a due piani e il marito sta al piano da sopra. A un certo punto la moglie, mentre sta a cucina, sente un botto, patapam! Si è impaurita, via, sale subito al primo piano. Gli fa il marito: ah, Mario, ma che era sto botto? E il marito gli fa: mi è cascato il pigiama. E tutto sto rumore? E ci stavo io dentro. Siamo in classe, la maestra dà un tema: descrivete brevemente un omosessuale. Dopo un minuto Geppino consegna il compito, la maestra legge: un omosessuale è un uomo che ce l'ha davanti, ma lo preferisce dietro. C'è un rappresentante di una grande azienda che viene spedito dall'estero per lavoro. Mo questo va in giro una cifra, fa un sacco di appuntamenti, ma non chiude mai un contratto. Arche che fa però tutte le sere manda in azienda una mail che fa presso a poco così: ed anche se questo probabile cliente non mi ha ordinato nulla, sento che i miei rapporti si sono consolidati ed ho aggiunto un'altra piuma al ventaglio delle mie trattative. Finita. Tutte le sere gli mandano la mail così. Mo passano 2-3 settimane, dopo una sera questo riceve una mail dall'azienda. La va aprì e la mail dice così: azienda fallita, non ci stanno i soldi manco per biglietto di ritorno. Mette dal culo il ventaglio e vola a casa. Siamo in un cimitero. C'è un carabiniere davanti a una tomba che piagna disperato e fa così: non me lo dovevi fare! Non me lo dovevi fare! Perché me l'hai fatta? Non dovevi! Anche si avvicina al signore e fa così: poverino, mi dispiace, condoglianze, ma chi ha perso? Ma che ho perso? È il primo marito di mia moglie! In un piccolo paese di montagna arriva un vecchio santone e si sparge la voce che questo riesce a guarire le persone. Arché capirà, tutti quelli del paese sono curiositi, fino a che due amici decidono di andarlo a trovare e si chiamano Giovanni e Giuseppe. Giovanni è zoppo, ha tutte e due le gambe giunche, e Giuseppe invece c'ha barbuziente. Arché arrivano al cospetto di sto santone gli guarda tutte e due nell'occhio e a un certo punto gli fa così: Giovanni, butta le stampelle. Si sente fa BOOM! Giuseppe, parla! Giuseppe fa: Giovanni è cascato! Una nave naufraga e se salva solo uno, gli altri morono tutti. A stento, a nuoto, riesce a arrivare sulla riva. Una volta arrivato sulla riva si accorge che l'isola è totalmente deserta, sta da solo come un cane. Perché gli viene il panico? E il giorno dopo incontra uno con una barba lunghissima che gli va incontro e gli fa: oh, ma sei vivo pure te? Quello fa: sì. Ma quant'è che stai qui? È un anno. Madonna, un anno! E non sei impazzito? Fortunatamente no. Ma come passi il tempo? Durante la settimana così e così. E la domenica che brutta, è tutto chiuso. Marito e moglie stanno a cena dentro un ristorante. A un certo punto entra una ragazza stupenda mora, si avvicina al tavolo, va dal marito, gli dà un bacio in bocca e gli fa: ci vediamo domani al solito posto. E se ne va. La moglie tutta imbestialita gli fa: caro, ma che cazzo è quella? Quello gli fa: è la mia amante, cara. Ma come la tua amante? È brutta, sozza, schifoso! Voglio immediatamente il divorzio! E il marito gli fli fa: ah, vuoi il divorzio? Pensaci bene però, se vuoi il divorzio, dopo non avrai più auto sportiva, lezioni di tennis, centro estetico, vacanze e settimana bianca. Mentre dice così, entra un signore con una bella ragazza. Questa si gira e gli fa: amore, ma quello non è Gianni? E fa: sì, e chi è quella insieme a Gianni? È la sua amante. La moglie lo guarda: la nostra è meglio. Squilla il telefono in una caserma dei carabinieri. Risponde uno, fa: pronto? Guardi, volevo disdire la denuncia sulla scomparsa di mia moglie. Allora gli fanno: ah, perché è tornata a casa? No, no, ci ho riflettuto. Il figlio al padre: papà, papà, cos'è l'amore? Il padre fa: l'amore è la luce della vita, figlio mio. Ah, e il matrimonio? È la bolletta che arriva dopo. Siamo al Parlamento.
Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni sta con tutti i suoi collaboratori e devono cercare di trovare una nuova tassa perché stanno a corto dei soldi. A un certo punto Gentiloni fa così: oh, mi è venuta un'idea, ma perché non tassiamo l'amante? Allora uno gli fa: in che senso? Uno quando c'ha l'amante gli mettiamo una tassa che devi pagare. Che te posso dire? Se c'ha un amante tipo a Presti Giacomo, gli famo pagare 100.000 euro l'anno. Se invece c'ha un amante tipo a Carfagna, sono 200.000 euro l'anno. Allora un collaboratore fa: oh, è buona sta cosa. E se c'è un amante Rosi Bindi? Oh, cominciamo con i rimborsi, eh? Questa è la vera storia del Natale. Era un Natale difficile. Le renne stavano in dissenteria, avevano cagato per tutta la stalla. Pappo Natale stava sbroccato perché aveva dovuto spalare tonnellate e tonnellate di merda. Metà degli gnomi stavano in sciopero, metà degli elfi non impacchettavano più i pacchetti perché stavano in solitaria di acchi tacchini. A Babbo Natale gli si era rotta la slitta, per ripararla si era una martellata su un dito, stappa e bestemmia, si spalanca la porta, entra un angelo con una bete sotto il braccio e gli fa: Babbo, dove lo metto questo? Fu così che nacque la tradizione dell'angelo in cima alla punta della bete. Buon Natale e felice anno nuovo da Geppo e dal mio amico Flavio. Ci stanno due amici che passeggiano e uno è balbuziente. Allora mentre stanno a camminare passa una bella ragazza e il balbuziente la guarda, poi si gira e fa: guarda che fica. Allora lui fa: dove? E che è passata. E continuano a camminare, passa un Ferrari e il balbuziente la vede e si gira: guarda che macchina da paura. E quello dice: dove? È passata. A un certo punto continuano a camminare, a un certo punto Giovanni dice: ho visto, ma che cazzo hai visto? Si non ha acciaccato. Due amici per strada si incontrano, uno guarda e fa così: ah Mario, bello mio, come stai? Quello fa: bene, te piuttosto, mi hanno detto che c'è avuto un trauma cranico. Ah Mario, bello, come stai? Un impiegato del comune viene nominato nella giunta comunale. Capitai tutto contento, non vede l'ora di andare a casa a dire alla moglie. Corre a casa, si fa tutte le scale di corsa, spalanca la porta, entra e gli fa: amore, mi hanno fatto membro della giunta. La moglie che sta scopando quel momento si gira e gli fa: beh, io preferivo che te facciano una giunta al membro. Siamo in classe. La maestra si gira verso Geppino e gli fa: Geppino, dimmi una parola che inizia con la lettera D. Geppino ci pensa e gli fa: ieri. La maestra gli fa: ma ieri non inizia con la lettera D. Come no? Ieri è la domenica. Una donna di 75 anni, grazie alla tecnologia medica moderna, riesce a rimanere incinta. Quando partorisce, tutti i parenti vanno a casa per vedere cazzino. Quando entrano gli fanno: e dai, facci vedere sto bambino. La vecchietta gli fa: non ancora. Passa qualche ora, dopo un po' gli fanno: oh, ce lo fai vedere sto ragazzino? E non ancora. Passano altre 2 ore: oh, ma ce lo fai vedere insomma sto ragazzino? Quella gli fa: e non ancora. Ma non ho capito, ma perché non ce lo fai vedere sto ragazzino? È perché bisogna aspettare che piagne. Ma perché devo aspettare che piagne? Perché mi ricordo dove ho messo. Un cieco e uno zoppo si mettono a chiedere l'elemosina nello stesso posto. Dopo una mezz'oretta però, siccome sono due, non hanno fatto una lira. Allora cominciano a litigare. Un zoppo si gira e gli fa il cieco: si intenava da qua, te piaccarci in culo. E il cieco si gira: e fammi vedere come fai. Un signore entra in un ristorante, si siede e ordina un bel piatto di minestra. Dopo 5 minuti ripassa il cameriere e vede che il signore non ha ancora toccato la minestra. Si avvicina e gli fa: mi scusi, c'è qualcosa che non va nella minestra? E il cliente gli fa: assaggi. È sciapa? Assaggi. È fredda? Le ho detto assaggi! C'è una mosca, c'è un capello! Assaggi! Quello guarda e fa: ma il cucchiaio? Ah ah!